Sono due giovani padovani, motociclista e passeggera, che venerdì scorso sono stati soccorsi dagli elicotteri di emergenza in codice rosso dopo la collisione con un'automobile. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 del 21 agosto in territorio di Asiago. Feriti un 31enne e una 27enne di Campo San Piero. Gravissime le condizioni del conducente della moto, un Aprilia Pegaso 650, in prognosi riservata alla compagna di escursioni. Il primo citato è stato elitrasportato a Treviso dopo le operazioni sul posto per stabilizzarlo. La ragazza è stata dirottata a Verona sotto shock. L'automobilista, che sul piano fisico non ha riportato lesioni significative, ma è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale di Asiago per accertamenti. Il botto tra i due veicoli è avvenuto poco lontano dall'osservatorio astronomico di Asiago, tratto rettilineo sulla provinciale 72 che collega l'altopiano a Bassano. Secondo la prima ricostruzione, una Toyota RAV4 condotta da un sessantenne, anch'esso della provincia di Padova, avrebbe centrato l'Aprilia nella manovra di svolta verso Cassordarra sull'incrocio, con conseguenze devastanti per chi stava in sella, sbalzati in aria e poi ricaduti sull'asfalto. Il sessantenne al volante non si è reso conto del sopraggiungere della moto diretta ad Asiago, investendo la coppia. La chiamata da parte di alcune persone del posto ha fatto scattare i soccorsi in codice di massima urgenza.